Boss Vapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise, che quest'oggi è tornato con una nuova recensione di Tabaccosi, no, ma di Atom per Tabaccosi. Andiamo a parlare dell'Expromiser V3 Fire, uno dei migliori atomizzatori RDTA per il tiro da guancia. Quindi ora mirrorless. Ed eccoci qui con la scatola dell'Expromiser V3 Fire. Attenzione ragazzi, qui siamo di fronte a un prodottino per lo svapo da guancia che è qualcosa di superbo secondo me. L'ho utilizzato, l'ho già provato ovviamente, io vi porto queste recensioni dopo aver provato il prodotto. Vediamo subito che escirà fuori, escirà perché esce. Il tagliandino delle istruzioni, andate a leggerlo perché è un po' complicato come atomizzatore, non lo nego. Ma se imparerete ad utilizzarlo vi stupirà in tutto e per tutto. All'interno della scatola abbiamo come sempre cacciavite, OR, viti di ricambio. E ora andiamo al pezzo forte che è l'atomizzatore. Atomizzatore che io ho acquistato color canna di fucile. Eccolo qui. Ok, è un po' ingombrante. Però signori capirete subito perché è molto molto ingombrante. Allora, a parte le finiture che sono fatte meravigliosamente, vediamo subito in basso i fori dell'aria che sono un po' difficili da svitare, ok? Quindi dovete metterci magari un goccino di liquido per facilitargli la regolazione. Una volta visto questo andiamo ad aprire l'atomizzatore che è enorme in tutto e per tutto. Andiamo a svitare l'atomizzatore, ok? Abbiamo qui in alto, svitando, ecco ve lo faccio già vedere adesso, il refill, quindi voi andate a svitare e poi a riavvitare per riempire il liquido. Se voi andate a prendere qui sopra, anzi vediamo se riesco a smontarlo così lo capirete meglio, ok, attenzione a questo R che ogni tanto è un po' ballerino. Rigenerazione classica per una svapata da guancia ovviamente, andiamo a vedere subito che al di sotto qui ci sono altri fori, questi qui si regoleranno con la parte alta dell'atomizzatore che vi avevo fatto vedere prima, ok? Una volta che voi avete rimontato tutto l'atomizzatore non dovrete far altro che con la parte sotto al caminetto dove tirate svitate o avvitate per regolare appunto i fori dell'aria. Qui al di sotto dovrete fare molta attenzione a come ricotonate l'atomizzatore perché è da riempire molto bene la vasca del cotone, chiamiamola così, ok? Il deck, ecco, perché altrimenti vi entrerà il liquido e ve lo berrete come una cannuccia enorme. Poi abbiamo il vetrino che non è molto capiente ma è molto funzionale, quindi non vi preoccupate. Una volta che abbiamo fatto la rigenerazione, ve l'ho fatta vedere molto velocemente, andiamo velocemente, non ve l'ho fatta vedere ma vi ho mostrato come l'ho rigenerato, ok? Andiamo a riavvitare il tutto, stringete, reinserite il vetro e richiudete l'atomizzatore. Ok ragazzi, non vi ho fatto vedere come cotonare ma è semplicissimo, vediamo ecco qui la rigenerazione, veramente una bagianata. Ora noi andiamo ad avvitare tutto l'atomizzatore, mi raccomando, ecco io non ho visto adesso, non ho guardato, di controllare questa guarnizione, come abbiamo visto prima si era spostata. Quindi fate veramente attenzione perché se questa guarnizione si sposta andate a rischio che l'atomizzatore vi pisci tutta la vita. Cioè è proprio una roba... è un piccolo problema questa guarnizioncina che però se volete proprio essere pignoli pignoli si va a cambiare. Ora per il refill andate a prendere, vediamo se si riesce a vedere, ok, la zigrinatura qui in alto tenendo la parte bassa e svitate. Una volta che avete svitato del tutto, basterà tirare in alto e tac, comparirà come per magia il refill. Una volta che voi avete aperto il refill, andate ovviamente a inserire all'interno il liquido. Io utilizzo il Don Cristo, vi consiglio a voi invece di utilizzare tabacchi leggermente più secchi, non so, un buon Latakia, così renderà al meglio questo atomizzatore. Una volta fatto questo, lo torniamo ad avvitare. E siamo pronti. Ovviamente vediamo i tasti, i fori qui in basso che come vi ho detto prima basterà prendere questa parte alta per regolarli, ok? Quindi se voi andate a girare vediamo che ecco adesso sono coperti, scoperti, coperti. Per capire abbiamo praticamente due regolazioni dell'aria, una all'interno e una all'esterno.
Spetta semplicemente a voi trovare quella che vi va meglio per avere un tiro più chiuso o meno chiuso. Quindi ora ragazzi, svapatona, chiacchierata finale. E rieccoci tornati, signori. Siamo già qui, non è niente di difficilissimo da vedere. L'unica cosa difficile è capire bene come, anzi, trovare, diciamo, ecco, il tiro migliore per voi. Allora, io mi sto trovando bene così. Adesso vado a aprire i fori dell'aria. Io apro un foro e mezzo piccolino. Come voi l'aprite da un lato, si aprirà anche dall'altro. E invece, quindi all'interno un foro e mezzo, un foro piccolo e mezzo, mentre nel basso, ecco, l'unica cosa scomoda che il mio è un po' duro da regolare nell'aria sotto. Ok. Mentre nella parte bassa, quindi nella parte esterna della regolazione dell'aria, io apro due fori da un lato e tre dall'altro. Ok? Svapata a 11 watt. Ok, andiamo ad alzare un po'. Svapata a 14 watt. Proviamo con due fori esterni aperti, vediamo se il tiro è un po' più contrastato. Molto meglio, andiamo a chiudere ancora, lasciamo due fori anche all'interno. Signori, siamo davanti veramente all'RDTA che secondo me batte qualsiasi altro Atom. Supera il Nautilus di brutto. L'aroma è perfettamente quello di un Dripper, quindi possiamo paragonarlo addirittura anche come aroma a un duetto, quindi o a uno strike, quindi si può scegliere però in questo caso tiro molto chiuso, molto contrastato, oppure un tiro bello aperto. Il refill interno è velocissimo a bagnare il cotone, l'unica cosa, fate molta attenzione, lasciate il cotone molto largo, quindi molto foffo, diciamo così, e adagiatelo bene per evitare che, ripeto, il liquido non entri all'interno delle prese dell'aria dove convoglia il liquido, perché sennò veramente vi ciucciate tutto il tabaccoso. E la regolazione interna è molto semplice e blanda, quella esterna è un po' pochettino più dura. Secondo me forse era meglio fare tutta una zigrinatura sulla presa dell'aria perché vi facilitava, ecco, la regolazione esterna dell'aria. Il refill è fantastico, dicevo che si può scegliere veramente tantissime tipologie di tiro, chiuso, aperto, medio chiuso, medio aperto, è veramente fantastico. Mi hanno consigliato di svaparci magari liquidi tabaccosi un po' più pesanti come l'Latakia per apprezzarne meglio l'aroma, ma devo dire che già che con il Don Cristo è qualcosa di fantastico perché valorizza molto il tabacco e lascia meno l'aromatizzazione della vaniglia. Cioè, veramente è strepitoso, l'aroma si prende un 9,5. È comodo perché ha il vetrino, è rigenerabile, quindi avete un ottimo aroma. Non si surriscalda perché svapate a wattaggi veramente imbarazzanti. Allora, tutti gli amanti dei tabacchi lo devono comprare, non è neanche troppo costoso, va sulla sessantina di euro. Quindi, signori, provatelo. Se siete di Udine, passate da Davide HC. Se andate ad acquistarlo dicendo che avete visto il video, avrete o un liquido in omaggio o in alternativa un piccolo sconto su questo atomizzatore RDTA, o chiamatelo come volete, insomma, è qualcosa di meraviglioso per i tabacchi. Quindi, ragazzi, dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Visa conclude, quindi va a dirvi buona svapata a tutti, ragazzi!